Bentornati al nostro appuntamento settimanale con Filo Granata, il nostro filo diretto con i tifosi del Trapani Calcio. L'ospite di questa puntata è il centrocampista Granata, Maurizio Ciaramitaro. Maurizio, sono arrivate tantissime domande, sei pronto a rispondere? Certo. Ricordiamo che tra tutti coloro che hanno scritto su Facebook e su Twitter verrà estratto poi un nominativo che si aggiudicherà un biglietto in tribuna per la prossima partita casalinga del Trapani contro la Virtus Lanciano del prossimo 28 aprile. Iniziamo subito con Davide Giacalone che ti scrive: ti chiedo, secondo te quanti punti farete in queste ultime 6 partite? Quanti? Quelli che bastano intanto per raggiungere l'obiettivo. Spero sin da subito di fare il risultato a Spezia e per arrivare prima possibile almeno alla quota di 49-50 punti, che credo sia la quota per farci raggiungere la nostra salvezza. Pietro Ireni di Malta ti scrive: se non fossi stato un giocatore, cosa avresti voluto fare? Probabilmente la passione mi portava a diventare un pescatore, perché siccome amo molto la pesca, sia in apnea che con reti, non lo so, però ho una famiglia di nonno, zii che amano la pesca, perciò probabilmente, visto che di studio non è che ero così tanto portato, però la pesca mi piaceva tanto sin da bambino e può essere che facevo il pescatore. Giuseppe Genovese ti chiede se ti senti particolarmente parte di questa città, inoltre vuole chiederti cosa pensi di Gomis. Ma io credo che sin dal primo giorno che sono arrivato qua ho sempre detto che la città mi ha accolto in maniera perfetta. Poi io, amando tantissimo la mia terra, che è la nostra Sicilia, mi sento a casa perché noto pochissime differenze fra Palermo e Trapani. Alla fine la mentalità è quella, la città è quella, ti accoglie bene, la gente è sempre disponibile. Poi noi che amiamo il mare, quando siamo a casa nostra, credo che meglio di così non si può stare. Poi di Liss che devo dire, io e Liss giochiamo tanto fra di noi, scherziamo tanto. Liss è un ragazzo simpaticissimo, un ragazzo che sta sempre allo scherzo, ogni tanto scherzo sul suo colore della pelle, però lui lo sa che è fine a se stesso, nel senso che gli voglio bene. Poi soprattutto quando non è, perché la maggior parte dei ragazzi di colore ogni tanto sono permalosi, lui è tutto l'opposto, è tutto tranne che permaloso, perché mi attacca sempre e io cerco di difendermi, però gli voglio bene, tutto qui. Daniele Daidone e Marco Romeo ti fanno la stessa domanda: come ti trovi con il nuovo mister e se questo cambio di allenatore ha determinato una modifica nel tuo ruolo, nel tuo modo di giocare? Ma no, io da quando gioco a calcio mi sono sempre messo a disposizione degli allenatori, poi ogni allenatore ti porta qualcosa di nuovo, ti insegna qualcosa di nuovo e ognuno ha il suo modo di lavorare, però quando hai a che fare con gli allenatori già tu vedi che loro vivono di calcio perennemente 24 ore su 24, perciò cercano sempre di inculcarti qualcosa di loro. Io sul mio modo di giocare niente, nel senso che il mister gioca con un modulo diverso, ma giocavamo a 3 col mister Boscaglia e stiamo giocando a 3 con il mister Cosmi, perciò sì, ci possono essere delle differenze tattiche, però alla fine uno cerca sempre di mettersi a disposizione e cerca di dare sempre il massimo. E Ciccio Piacenza ti chiede le differenze tra Cosmi e Boscaglia, mentre Isidoro Germoglini vuole sapere un tuo parere su Serse Cosmi, sia come persona che come allenatore. Ma penso che di aver già dato la risposta un po' allargata prima, nel senso sia avendo parlato del mister Boscaglia che di Cosmi. Sono due persone che vivono di calcio, amano fare il proprio lavoro, hanno la loro idea e cercano sempre di metterti in campo rispettando la loro fisiologia di gioco. E il mister Boscaglia gli piaceva tanto magari giocare un po' più sulle fasce, e invece il mister Cosmi magari predilige più il fraseggio in verticale, però tutte e due mi hanno insegnato e continuano a insegnarmi qualcosa. Matteo Mineo ti chiede cosa ne pensi dello Spezia e soprattutto se secondo te abbiamo le carte in regola per andare là e fare un risultato positivo. Ah, lo Spezia è una squadra forte, una squadra attrezzata per arrivare nelle zone alte della classifica e niente, noi dobbiamo andare là con molta umiltà, cercando di fare risultato a tutti i costi, perché per noi è fondamentale fare risultato in ogni partita adesso, perché noi abbiamo il nostro obiettivo e dobbiamo raggiungere prima possibile quei punti che ci fanno stare tranquilli. Giuseppe Agliastro ti chiede dove trovi ogni giorno la determinazione, la voglia di correre dietro ogni pallone e non mollare mai. Dove si trova? Si trova nel fatto che
che io sin da quando ero bambino sono cresciuto con questa mentalità, sono cresciuto con la voglia di arrivare, probabilmente me l'hanno inculcato anche i miei genitori, i miei fratelli, che nulla è dovuto, ti devi sempre conquistare giorno dopo giorno la pagnotta, come si dice, siccome la buon'anima di mio padre era abituato così, che si doveva conquistare la pagnotta ogni giorno, e siccome quando uno c'ha l'oro in mano deve cercare di sfruttarlo. Io ho sempre pensato di mettermi in discussione giorno dopo giorno, lavorando e sacrificandomi. Poi noi siamo persone fortunate, perciò è giusto che sotto quell'aspetto nessuno deve mai intaccare la persona. Poi puoi sbagliare, puoi fare qualsiasi cosa, però sul fatto della voglia, della determinazione, credo che dobbiamo essere d'esempio alle persone che magari ci guardano, ai bambini che vogliono fare questo gioco più che lavoro. Sergio Ficara ti scrive che la tua presenza in campo è fondamentale. Visto le assenze di Terlizzi e Basso, ti chiede se sei anche un rigorista. No, ma credo che ci siano giocatori più portati per battere i rigori. Abbiamo gente importante come Pippo Falco in campo, o Nadarevic stesso, o Curriale, nel senso non è quello. Poi se uno si deve assumere responsabilità se le assume. Poi le assenze di Christian e di Basso sono una pugnalata, a parte come giocatori, perché sono giocatori fondamentali per la nostra squadra. Poi sono amici, fratelli, perciò dispiace tanto, soprattutto per Cristian che ha avuto un infortunio grave, e Simone che questa botta ce lo terrà fuori un pochino, però speriamo che almeno Simone recuperi il prima possibile, perché Simone è un giocatore insostituibile, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può dare quella qualità che non tutte le squadre hanno. Poi per mio fratello Cristian, che devo dire, ci mancherà, perché lui è il giocatore di maggiore personalità che noi abbiamo, un giocatore d'esperienza, un giocatore che probabilmente, io gli dico sempre, che ha fatto molto, ma molto meno di quello che poteva fare, perché un giocatore così io credo che doveva giocare sempre in Serie A, ma in squadre importanti. Riccardo Fici ti chiede qual è il gol più bello che tu hai segnato. Ma penso che sì, anche quello in semi rovesciata qui a Trapani probabilmente, ma qualche altro bello, ma penso che questo qui forse sia il gol più bello che io abbia mai fatto. Vito Mannina vuole chiederti cosa pensi della tifoseria granata e qual è stato secondo te il compagno più forte che hai avuto in squadra. Allora, della tifoseria granata posso solo elogiare la gente, perché anche in momenti difficili, come ho detto, magari dopo, quando siamo tornati dalla trasferta di Livorno, che è stata proprio una partita non giocata da parte nostra, l'applauso del pubblico, la voglia di starci vicino, ma veramente sbalordito, e ho sempre fatto i complimenti sotto questo aspetto. E poi c'è la voglia, senti l'amore della gente verso la città, verso la squadra, perciò sono solo da elogiare, e quello che chiedo è che adesso dobbiamo stare ancora tutti più uniti, perché l'obiettivo comune di tutti, di società, squadra e gente, deve essere quella di raggiungere la salvezza prima possibile. Claudia Cardella ti scrive: quanto ha influito la vicinanza a casa nella scelta del trasferimento a Trapani? No, ma ha influito il fatto che il mister Boscaglia mi voleva portare qua. Io non ci ho pensato minimamente, perché sapevo come lavorava il Trapani Calcio, la situazione, l'entusiasmo che ci poteva essere, visto che il Trapani era salito in Serie B, e perciò non ci ho pensato minimamente. Poi è normale, quando pensi ad andare a lavorare vicino casa o a casa, perché poi alla fine quando vieni a Trapani ti rendi conto che ti senti a casa, e proprio non ci ho pensato un attimo e ho accettato subito. Francesco Russo ti chiede: essendo tu palermitano, cosa hai provato l'anno scorso durante il derby allo stadio Barbera? Beh, è normale, si provano forti emozioni. Quella partita, ricordo, venivo da un infortunio, non l'ho nemmeno giocato, però sai, quando entri da ex, da palermitano, contro la squadra della tua città, è normale, si provano emozioni differenti da tutte le altre partite, però alla fine non è andata bene, perciò le emozioni ti passano subito, perché bastava che magari facevamo un punto e le emozioni erano diverse. Alessio Fici ti chiede: quest'anno l'obiettivo del Trapani era realmente ottenere la salvezza anche all'ultima giornata, o all'inizio c'era la consapevolezza di poter puntare a qualcosa di più prestigioso? Sì, probabilmente dopo il girone d'andata, che abbiamo fatto 30 punti, forse ci siamo un po' imborghesiti, non lo so,
pensavamo magari di raggiungere una salvezza più tranquilla e poi, come l'anno scorso, vedere se potevamo puntare a qualcosa di diverso. Poi ci sono stati dei risultati negativi e tutto è cambiato, probabilmente si è perso un po' di sicurezza, un po' di autostima, e questo ti ha portato a lottare fino alla fine. Però sin dall'inizio si sapeva che l'obiettivo intanto era quello di mantenere la categoria, perché per noi è come vincere il campionato. Massimo Di Stefano ti chiede, ti scrive anzi, troppi infortuni quest'anno si possono attribuire al nostro terreno di gioco, tu come lo giudichi? Invece Vincenzo Di Maio ti chiede come ti trovi a giocare sul sintetico. Sicuramente il sintetico non è uguale all'erba naturale, però non è che dico che magari succede perché c'è il campo sintetico, è normale, gli appoggi, il modo di giocare diventa diverso da come dall'erba naturale, però forse anche un discorso di, non lo so, era tutto scritto che quest'anno doveva andare così, e magari l'anno scorso ci allenavamo al Sorrentino, dirò il Sorrentino non è che era molto ma molto meglio del campo dello stadio adesso, quest'anno abbiamo lo stadio, ci alleniamo sempre allo stadio, abbiamo la possibilità di non andare in giro, perciò l'anno scorso ne sono successe meno, ma ci allenavamo in un campo veramente molto ma molto peggio rispetto a quello dello stadio. Alessia Bennici ti chiede quale giocatore della Serie B ti piacerebbe avere nella squadra il prossimo anno. Quale giocatore mi piacerebbe della B avere? Forse mi piacerebbe di nuovo riavere uno come Matteo, nel senso che era una persona con quella fisionomia lì, che era una persona che nonostante tutto magari poteva darsi qualche aria e tutto, era sempre una persona positiva, una persona umile, una persona che mai diceva una parola fuori posto, e probabilmente il profilo di un giocatore del genere faceva solo il bene della squadra. E poi Matteo è un ragazzo eccezionale, magari chissà, magari torna da noi. Alessandro e Carmela Fedele ti chiedono, pensi di rimanere a Trapani ancora per un po' di tempo? Mentre Nicola Garuccio e Stefano Barbiera ti chiedono se hai già parlato con la società per un eventuale rinnovo di contratto. Ma io già l'anno scorso in questo periodo dicevo sempre che la volontà mia è quella di non spostarmi più, nel senso, io ho girato tantissime squadre, ormai ho un'età avanzata calcistica che non c'ho più grilli per la testa di pensare di fare chissà che cosa o andare chissà dove. Il mio obiettivo, visto che sono qui a Trapani, è di continuare il più possibile. È normale, dico sempre, i matrimoni si fanno in due, però credo che ci siano i presupposti per continuare, per andare avanti, finché uno riesce ad andare dietro a sti ragazzi giovani continua. Poi quando pensi che ti finiscono gli stimoli, la voglia di andare in campo, la voglia di allenarti, sicuramente non sono io quello che vive sul fatto che prende lo stipendio senza un obiettivo, senza niente, perciò finché ho la voglia e la passione di allenarmi tutti i giorni a 100 all'ora, gioco finché è possibile, però la volontà è quella di rimanere più possibile, se è il caso anche chiudere qua direttamente a Trapani la mia carriera calcistica. Martina Bennici ti chiede quale coro della Curva Nord ti emoziona di più. E quale coro? Diciamo che quando entro in campo onestamente sento la gente parlare, ma non mi concentro tanto sui cori e sulle cose, perché alla fine l'obiettivo mio è quello di concentrarmi sulla partita, però l'importante è che i tifosi si facciano sentire come fanno sempre, perciò non c'ho un coro, però mi piace quando la gente si fa sentire. Matilde Merulla ti chiede, a fine carriera che strada vorresti intraprendere, allenatore o comunque sempre nel mondo calcistico? Ancora non ci ho pensato a questo, però probabilmente la figura di direttore, di collaboratore mi piace tanto, forse sono meno portato a fare l'allenatore perché ho poca pazienza, probabilmente non so se sono portato magari a subire determinate cose, però chissà, non si sa mai, vediamo, intanto penso finché ho voglia a giocare, a divertirmi e farmi portare da questa linfa giovanile sempre avanti, e poi vediamo quello che succede appena smetto di giocare. Carmelo Corso, Valeria Campagna, Leonardo Mustaccia ti chiedono con chi hai legato di più tra i tuoi compagni di squadra e perché. Io da 2 anni che diciamo condivido la stanza con Nino Dai, e poi
è un ragazzo eccezionale, ho legato con tutti, però probabilmente sin dal primo giorno che sono arrivato a Trapani sono stato in camera con Nino c'ho un rapporto particolare, ma ormai sono da 2 anni qua e ci sono tanti giocatori, vedi Cristian che conoscevo, Simone, cioè io alla fine ho un bel rapporto con tutti e è normale che con Nino, Cristian e qualche altro magari ho un rapporto un po' più intimo, però alla fine ho un rapporto bello con tutti. Enzo Favara e Alessio Accardo ti chiedono: vorrei sapere in quale posizione di centrocampo riesci ad esprimerti meglio, in quella che ricoprivi con mister Boscaglia o adesso con mister Cosmi? Come ho detto prima, dipende, si può giocare con un centrocampo a 2 o con un centrocampo a 3. Io con Boscaglia ho fatto sia l'interno a 2 che la mezzala a 3, ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo. Io mi adatto, nel senso, in base al gioco, in base ai meccanismi, al momento, mi trovo bene con entrambi e con entrambi i moduli, perciò per me non è un problema. Uno va in campo e si mette a disposizione degli allenatori e cerca di dare sempre il meglio. Sempre Valeria Campagna ti chiedeva da cosa nasce il nome Ciaramanno. Ma niente, così forse perché c'ho un cognome non facilissimo, magari così diventa un po' più facile. Però chi mi chiama Ciara, chi mi chiama Ciaramanno, chi mi chiama... Io non mi offendo, va bene così, forse per il mio... Nina Savona invece ti chiede qual è la tua pizza preferita. La mia pizza preferita è... non c'è, perché alla fine non mangio mozzarella, perciò prendo una marinara proprio così, pomodori, acciughe, però non c'ho una pizza preferita in teoria. Angelo Mauri Cimino ti chiede quali sono i punti di forza e invece i vostri punti deboli. Come squadra? Sì. I nostri punti di forza sono sempre stati l'entusiasmo, la voglia di dimostrare, la voglia di fare, di essere propositivi. E i nostri punti deboli probabilmente quest'anno sono stati che nel momento di difficoltà non siamo mai riusciti a venirne fuori e a reagire da come facciamo quando magari le cose vanno bene. Alessandro Perricone ti chiede come ti sei sentito dopo l'espulsione contro il Catania e come hai reagito successivamente. Mi sono sentito che in 3 giorni avrò dormito 8 ore, però poi ti fai 1000 domande, è normale, perché quando tu lasci la squadra in 10 sul 2-1 e pensi che hai compromesso una partita, perché magari sul 2-1 11 contro 11 la potevi gestire bene, però in 2 partite che ho giocato col Catania credo di aver subito le espulsioni più ridicole da quando gioco a calcio, nel senso ne ho fatti tanti falli, anche ogni tanto volontari per prendere qualche giallo. Però in quelle 2 circostanze, quando poi tu vai a dialogare con l'arbitro e l'arbitro o gli avversari dicono agli arbitri: guarda, ha visto male, tipo in casa con Rinaudo o a Catania c'erano Ceccarelli, a Catania dicevano: Mauri è esagerato, ha visto male, di qua e di là, forse ti fai delle domande e dici: boh, dovevo andare così, forse era segno del destino che un palermitano contro il Catania doveva essere espulso in 2 le gare. Però ci stai male, la vivi male, soprattutto uno come me, che ragiona come me, non può viverla bene perché pensi di aver compromesso una partita. Antonino Torres ti chiede come ci si sente ad aver segnato sotto la curva e poi ai ragazzi della curva così appassionati e a volte così estremi, cosa senti di dire? Cosa sento di dirmi? Giustamente è normale che magari soprattutto fuori casa ci si aspettavano dei risultati diversi e tutto, però adesso dobbiamo pensare al bene comune, che è quello di raggiungere l'obiettivo, perciò come hanno sempre fatto, quello che mi sento di dire è di stare sempre vicino alla squadra, sia nei momenti magari un pochettino più positivi, magari ci possono essere momenti negativi, soprattutto nelle partite in casa dove noi dobbiamo veramente raggiungere la nostra salvezza, perciò di fare come hanno sempre fatto, di aiutarci, di incitarci, perché per noi è fondamentale sentire la gente vicina. Chiudiamo con Franca Fazio che ti chiede un regalo, cioè quello di farci restare in Serie B, e con Chris Di Girolamo che ti chiede un bilancio di quest'anno a poche gare dalla fine. Quello è un regalo che ci dobbiamo fare tutti, perché alla fine raggiungere la salvezza, raggiungere l'obiettivo è un premio per tutti, e perciò è un regalo che ci dobbiamo fare prima noi stessi, perché noi viviamo per questo, viviamo per raggiungere gli obiettivi e poi farlo alla società, che ci mette sempre a disposizione e ci fa stare bene, e poi tutta la gente ci è sempre stata vicina. Poi un giudizio sull'annata,
fino adesso posso dire che il Trapani ha fatto un campionato da prime quattro in casa e un campionato da ultime quattro fuori casa, perciò c'è un Trapani dei due volti e questo dispiace, cosa che magari l'anno scorso era al contrario, magari si stentava un po' più in casa su certi momenti e magari fuori casa si vinceva. Sono annate, sono momenti, probabilmente fuori casa quest'anno non abbiamo dimostrato quel valore che avevamo dimostrato l'anno scorso, però raggiungiamo la salvezza che è la cosa fondamentale e poi si tireranno gli obiettivi alla fine del campionato. Maurizio, abbiamo finito la serie infinita di domande. Allora procediamo al sorteggio del biglietto per la partita contro la Virtus Lanciano. Vai. Vado Peppi, voglio scavare, però vediamo, aspetta che scavo, prendo questo, posso aprire? Sì. C'è trucco. No, sono tutti uguali. Tutto regolare, abbiamo il notaio qui, quindi. Giacomo Jack La Luce. Dunque, Giacomo Jack La Luce è fortunato vincitore del biglietto per la prossima partita casalinga del Trapani, Trapani Virtus Lanciano del 28 aprile. Maurizio, noi ringraziamo tutti quelli che ti hanno scritto e diamo appuntamento a sabato. Grazie a tutti voi, un bacione a tutti e sempre forza Trapani. Ciao ciao.